usano sempre più i social network e le app di messaggistica istantanea, sono sempre più vittime o responsabili di atti di cyberbullismo. E quando gli si chiede cosa ne pensano di chi insulta, ridicolizza o ferisce gli altri via web, la stragrande maggioranza minimizza. I giovani oggi sono sempre più protagonisti e vittime di questo fenomeno di devianza social, ma non ne sono sufficientemente consapevoli. Per questo è sempre utile ed opportuno parlarne con loro, spiegando, analizzando, ma anche ascoltando, per formare ed informare all'uso buono dei social. A Pizzolo si è fatto la scuola medianile, dove i ragazzi si sono confrontati con esperti, sociologi e rappresentanti delle forze dell'ordine. Un incontro utile per spiegare cosa comporta questo sintomo di malessere che non può più essere minimizzato. La nostra è un'attività di prevenzione, quindi incontrare ragazzi in questa giovane età è fondamentale, soprattutto per spiegare quello che è la difficoltà per l'uso dei social. Noi i social non li demonizziamo, anzi. Ogni volta affermiamo che l'utilizzo consapevole dei social è una grande opportunità che loro hanno. A volte però con superficialità si possono commettere degli errori e quindi a volte si incorre anche a fare delle cose un po' negative nei confronti degli altri ragazzi. Quindi per questo siamo contenti, per questo sono contenta di aver partecipato oggi e di aver incontrato un sacco di belle persone, di tanti ragazzi che hanno partecipato non solo con delle domande intelligenti, ma anche rappresentando quali sono le loro difficoltà. Lei ha spiegato anche l'esistenza ora di un'app che può aiutare alla denuncia. Sì, la Polizia di Stato ha pensato già anche l'anno scorso di avvicinarsi al linguaggio e al modo di comunicare dei giovani, quindi con l'app YouPol che si può scaricare gratuitamente sia da Play Store che da Apple Store, diamo una possibilità, uno strumento in più ai ragazzi per poter comunicare e quindi segnalare degli episodi di bullismo e di cyberbullismo. Perché il problema fondamentale a volte è la difficoltà nel parlare con qualcuno, quindi a volte non si vuole parlare con i genitori, con gli insegnanti e quindi questo è uno strumento diverso che è valido come gli altri e con questo strumento si può essere protagonisti della sicurezza e quindi comunicare se ci sono episodi di bullismo, di droga o di altro e anche è uno strumento che dà ai ragazzi la possibilità di sentirsi comunque tutelati.